In Andalusia proviamo un ristorante qui. Allora, mi sono fermato in questo paesino qui dell'Andalusia, o dell'Andalusia, lo so che si dice Andalusia, ma per me è Andalusia. Proviamo qui. Proviamo un po' di carne qui, una parigliata mista, ok? Avanti. Preso insalata russa, loro, vabbè, buona. Un po' di acciughe, olive, tomato. Una parillada mista di carne, adesso proviamo. Siamo a 600 metri di altezza qui in Andalusia, Spagna, El Burgo, ok? Ho trovato questo baretto qui proprio in centro, baretto ristorante. Sono tutti spagnoli, qua si mangia anche le, sono le 4 passate. Clima buono, proviamo adesso questo, cosa abbiamo preso qua. Parillada, com'è, buono? Sì, buona, carne di loro. Qui facciamo un vero video real, Bucan, cibo in Andalusia, questo bareto ristorante che gli ho chiesto la Fanta Lemon ma non me l'ha portata ancora. Trovato, 2000 abitanti abbiamo preso, siamo arrivati a, qui urlano tutti, fra, tutti di loro ma si urla. Oh. 4 di pomeriggio, si mangia alle 4, qui si mangia dalle 2 anche alle 5, mangia molto tardi. El Burgo, 2000 abitanti, 600 metri. Abbiamo preso, siamo arrivati a Ronda. Io mangio con le mani perché sono spartano, mangio con le mani. Ah sì, questa è quella loro sanguinaccia, buonissima. Però mi piace anche quando vado al Cancao. Parillada di carne abbiamo preso. Insalata russa, loro. Patate fritte, acciughe, poi ho fatto pomodoro con cipolla. Scusa, una fanta. Molto buono. Io amo questi qua, questi qui proprio, le loro salsicce, quelle belle cariche, piccanti. Birra qua buonissima. Questo è un vero video mukbang, cioè mi piace. Sì, mi sporcherò le mani, però molto grasso, è roba di porco, mi sa che sì. Mi sa che è maiale questo. L'unico conveniente è che ci sono ancora un po' di mosche in giro, nonostante siamo ottobre, fa un caldo della madonna, sono più di 20 gradi anche se siamo a 600 metri di altezza. Anche questa salsiccina qui buonissima. Che poi d'estate qui non è che fa caldissimissimo, cioè si sta bene come temperatura. No, l'insalata russa è buonissima, fatta da loro, grazie. Ok. Oh, sono già pieno da quello che ho mangiato prima, perché abbiamo mangiato le acciughe, olive, questa insalata che va bene, loro la chiamano insalata russa ma non è proprio... è insalata fatta da loro. Poi abbiamo preso sta parillada mista. Oh, i prezzi qui sono ottimi, cioè noi eravamo a Ronda, che è turistica, ho detto ma perché devo stare là. Prendiamo, usciamo, andiamo in un paesino piccolo di questi qui, qui è famoso per i paesi blancos, i paesi bianchi. Siamo passati, abbiamo visto proprio in centro, nella rotonda, questo baretto ristorante pieno con tutti di loro. Io quando vedo tutti di loro vuol dire che è buono. Infatti eravamo a Cordova, mangiato dove erano tutti di loro. Io mangio con le mani, me ne frega niente. È buono. Sì.
si mangia con le mani, dai, questo qua a tagliare col coltello, col, che me frega, mangiamo con le mani, alla garibaldina come si faceva una volta. Una volta nel Medioevo, secondo voi, mangiavano con, la, con il coltello? Ma che coltello? Mangio con le mani. Ah, l'unica roba un po' in Spagna qui che ho notato, non sono male perché le patate sono, sono buone, sono patate e patate. Ho notato una cosa, che le fanno molto unte, quello sì, usano un mare di olio. C'hanno questo, le ne mettono un mare, quello è vero. Le patate mettono un mare di olio. Carne è buona perché comunque siamo in una zona, credo che qui vivono, ci avranno le loro coltivazioni, gli animali loro, e siamo in una zona comunque dove la gente lavora la terra, animali. Qui praticamente, secondo me, qui qui coltivano gli animali e allevano la terra, fanno l'allevamento di olive. Non ridere, perché ridi, è vero, fanno l'allevamento di olive e coltivano, c'è la coltivazione, coltivano, questo è buono, squisito. Si vede che roba, no? Capra. Bene, prendo la carne. È un po' che non mangiavo carne. Abbiamo mangiato paella buona, alla linea, buonissima. È un giorno che mangio paella. Peccato che sono ste. Io potrei anche mangiare. E sentono la carne e vengono. Comunque abbiamo preso un mare di roba, c'aveva ragione la. C'aveva ragione la ragazza qui. Ha detto, anche avete preso un mare di roba. Abbiamo fatto antipasto qui. No, perché ti portano delle porzioni a Madonna, ha portato praticamente pomodoro e cipolla, è una porzione per tre persone. No, l'insalata russa qua alla spagnola, che è buona, loro la fanno con dentro, non so cosa mettono dentro, però è buona. Bueno. Ma no, questo non lo mangio pure troppo. È grassissimo, vabbè. Sì, è maiale qua. L'ho lasciato lì. Però il resto va tutto. Adesso è buonissimo. Buono. Devo, ottimo. Ottima scelta sempre quella di uscire dai posti turistici. Era tutto pieno di turisti. Oh, l'unica volta che finora tutti abbiamo mangiato, peccato per queste zanzare, mosche, a parte che a me non me ne frega niente perché sono selvaggio, sono abituato a stare nel bosco, quindi non mi danno fastidio. Mangiare anche una vespa? Non mi interessa. È l'ultimo modo, sono proteine. Ma sì. Allora, praticamente... Oh, se è buona la carne qui, ragazzi. Veramente tanta roba. Questo è buonissimo. Spazzolato tutto. Mamma mia. Ho ancora un pezzetto, prima pezzetto. No, vai, prima pezzettino. Basta. Finisco. Allora, tanta roba. Mega, questo è eccezionale. Oh. Ma anche le acciughe sono buonissime, i pomodori. Lui ha mangiato lì. Lui ha preso anche un'insalata mista buonissima. Tanta roba. Beh. Oh, finché abbiamo mangiato che non c'era la carne, non c'era qui una vespa. Appena sentito l'odore, boom, si sono più. Che poi in realtà si potrebbe mangiare dentro, Però a me ne frega niente. Io direi che bello sto. Oh, clima meraviglioso. Ci sono 20-22 gradi, non so, comunque si sta da Dio qua fuori, ottobre, io vengo a vivere qua, costa niente, paesino di 2000 abitanti, sei arrivato, nessuno che ti ha squadrato, se ne fottono,
tranquillo. El Burgo, El Burgo. 590. È come l'altezza di Consonno, la frazione del mio paese, Consonno. E poi dicono paese fantasma, ma in realtà non è un paese, è una frazione. Buonissimo. Buono, vediamo questo qua. Sta buono anche qua. Mamma mia. Tanto roba. Non già bene, veramente questo. Io l'ho dato ma lo riprendo. Mamma mia. Buono, buono, buono. Ma questo basta perché... Io farei, dammi questo qui, sotto, pane. Oh, siamo belli pieni, dovrei dire. Approvato. Voto super positivo. Se passate qui, vicino a Ronda, siamo 50 km sopra, siamo dove c'è la Sierra della Nievas, poi però urlano, è qua. Qui è come in Italia, qui la gente urla. Se vai nell'est Europa sono tutti zitti, vabbè. Ma qui urlano, è tutti che urlano come matti qua. Qua fanno tutti casino. Qui c'è casino. Qua urlano. Qui sono come in Italia, come da noi. Bel casino. Senti come urlano tutti. Tutta gente di loro. Bello, bel posto, tradizionale, è così che bisogna fare, bisogna fermarsi nei paesini piccoli, si mangia bene, spende. Allora, è aumentato qui in Spagna del Sud, ma in quei paesini qui di 2000 anime in montagna costa una cretinata. Se passate è il Burgo, proprio in centro, dove c'è la rotonda, sto baretto, non è neanche come si chiama. Bar, è l'unico. Bar, c'è fuori il campo. È l'unico, c'è la rotonda praticamente, è un buco sto paese. Dove c'è il supermercato Sant'Agostino. Molto 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 bene qui ragazzi.